Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. L'artista di cui vi parlo oggi è Emilio Tadini, nato a Milano nel 1927. All'inizio sembra che la sua carriera debba essere solo di tipo letterario, visto che un suo poemetto, La Passione secondo Matteo, vince un importante concorso e che un suo scritto, Paesaggio con figure, viene pubblicato nell'antologia del Gruppo 63. Pubblica anche un romanzo, Le armi, l'amore, che ottiene un lusinghiero successo di vendite. Ma è proprio la frequentazione degli intellettuali a Brera a far scattare la passione per la pittura, che, a partire dalla metà degli anni 60, diverrà predominante. Come artista e critico militante si schiera contro i due movimenti che dominano la scena in quel periodo. L'informale, accusato di rinunciare all'uso della ragione in arte a favore di un mero sentimentalismo, e il realismo socialista con le sue problematiche di tipo politico e sociale. In Tadini prevale un filone di ricerca che viene dal cubismo e prosegue nel surrealismo, considerati come tentativi di dare una nuova visione della realtà basata su presupposti razionali. Soprattutto il secondo, inteso come rappresentazione dell'inconscio attraverso gli strumenti di lettura forniti dalla psicanalisi di Freud. Secondo lui, la psicanalisi si pone lo scopo di liberare la ragione scientifica in una regione dalla quale era stata esclusa, quella dell'inconscio. I suoi esiti iniziali lo vedono aggirarsi nei dintorni di un surrealismo dominato dalla ricerca di Klee, con un chiaro riferimento a Bosch in alcuni lavori come Saggio sul nazismo, in cui si riconoscono anche elementi tratti dal Picasso delle tavole dedicate alla guerra civile. La svolta avviene con la conoscenza del pop inglese, attraverso il quale perfeziona la sua idea di realizzare quadri che siano parti di un racconto. Infatti, dalla serie Vita di Voltaire in poi, i suoi lavori sono riuniti in cicli diversi. Per comprendere il suo procedimento, vale la pena soffermarsi su una frase di Tadini stesso, che equiparava la filosofia di Nietzsche alla pittura di Van Gogh. Nietzsche era il teorico del superuomo, di colui che prende su di sé la responsabilità di formulare nuovi valori per una società che ha rinnegato quelli del cristianesimo. È la luce abbagliante del meriggio che gli rivela la forza primigenia della vita, non mediata da alcun pensiero preventivo. Tadini scopre la stessa luce rivelatrice nel quadro La stanza del pittore di Van Gogh, in un saggio inserito ne L'occhio della pittura. È la forza dirompente della vita a rendere precari gli equilibri fra le cose, tanto che ad un certo punto sembra che tutto cominci a ballare. Tadini nei suoi quadri propone dei rebus e l'osservatore è invitato a un gioco il cui scopo è di ritrovare delle tracce di significato. Ad esempio, nel dipinto del 1973 Ulisse and Company si possono riconoscere il poliedro della malinconia di Albrecht Dürer, insieme al personaggio di spalle di Ulisse Calipso di Böcklin, ripreso poi da De Chirico nell'Enigma dell'Oracolo, oltre alle scritte Work of Art e Ulisse. È ovvio che non ci si aspetta da parte dell'osservatore una soluzione definitiva al gioco, quanto piuttosto la sua complicità. Gli inviti alla Biennale di Venezia del 1978 e del 1982 sono il coronamento di una carriera che, ad un certo punto, conosce una svolta. Dopo quasi due decenni in cui il quadro si componeva in modo cerebrale, quasi asettico, Tadini sente la necessità di valorizzare di più l'aspetto pittorico, di dare cioè più importanza alla forza del colore. Nell'interno del 1984 l'energia prodotta dal rosso scarlatto della tovaglia è simile a quella della spoliazione di Cristo di El Greco. L'opera che vi presento oggi appartiene ad un ciclo fondamentale nella ricerca di Tadini, le città italiane. Con lui si chiude un terzetto milanese di pittori che hanno trattato il tema della città. Insieme al Boccioni della città che sale, piena di fermento e di energia, e a Sironi, le cui periferie urbane si impongono per la loro assenza
carenza di umanità. Come Tadini stesso dice in un suo bel testo, nelle sue città il tempo è come intrappolato. La sensazione è di avere a che fare con una città non più concepita per la convivenza delle persone, ma quasi immobilizzata nei millenni dopo un movimento tellurico che ha spostato le case e le ha trasformate in cristalli di quarzo colorati. Rarissimi sono i segni del passaggio dell'uomo, ridotto a sagoma o indicato da alcune lettere dell'alfabeto, tracce di una presenza non più comunicabile. Il silenzio domina su tutto, se non fosse per la presenza vivace e a tratti squillante del colore. Quasi a dire che nell'arte, nella pittura, nel segno della pennellata su una tela, è sempre possibile rintracciare una presenza che dà significato a tutto l'universo. Anche per oggi ho terminato. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci!